si parla delle grandi grif, si parla di questi giorni delle sfilate di moda milanesi, per fortuna il Made in Italy trionfa, ma a fare discutere non è tanto questa, è la ripresa anche in presenza delle sfilate, ma è questo ritorno di una magrezza eccessiva delle modelle, non solo le donne ma anche gli uomini, perché fa discutere Raffaella Longobardi. È finita da pochissimo la Fashion Week, riportando a Milano tutto il glamour e attirando l'attenzione del mondo intero su un settore che ci vede in prima linea. Ma puntualmente arrivano le polemiche. Erano anni che si tentava di sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto gli addetti ai lavori ad evitare di far sfilare in passerella modelle e modelli magrissimi, ai limiti del patologico. Ma così non è stato e subito si è scatenata l'ira di chi da tempo combatte questi eccessi e questi modelli sbagliati di bellezza. Her knees, feet and elbow work the thing into a mamba. Ma non era cambiato l'atteggiamento? Perché questa magrezza assurda ancora impazza soprattutto nelle sfilate più prestigiose? Come si può nel 2021 vedere ancora modelle così incredibilmente emaciate da far pensare a una vera e propria malnutrizione? Ma non solo donne. L'ossessione ha contagiato anche i modelli. Non più il macio palestrato e tutto muscoli. La moda porta in sfilata un ragazzo esile, pallidissimo e scheletrico. Piace dunque l'immagine del ragazzino filiforme e maciato e con taglia zero. Dunque, esempi da combattere, canoni estetici troppo pericolosi da evitare ad ogni modo. Qui c'è Anna Pettinelli che già durante il servizio, perché? Perché? Che cos'è che ti indigna così tanto? Allora, da che mondo è mondo un abito sta meglio su qualcuno di magro? Tra me e Naomi Campbell sta meglio addosso a lei invece che a pure me, che sono rotonda. Pure lei fa polemica in queste ore. Sì, perché è arrivata a 50 anni e tutto il resto. Ma non dobbiamo fare quella che è una confusione enorme. Non è che le malattie legate a disturbi alimentari cioè hanno a che vedere con le passerelle, sono due cose completamente però diverse. Diventano modelli di riferimento adesso per i giovani, non sono Gigi Hadid o la sorella che pesano 30 kg, sono altri, ma sono ancora più pericolosi. Ma non solo, se vai nei negozi e non trovi un modello che sta bene alla tua taglia, e una ragazza quindi tende a dimagrire perché non ha un abito che sta bene alla sua taglia. No, Francesca, ci sono dei problemi più importanti dietro rispetto a questo, ma che non si trovino. Si deve dare comunque delle regole. Finché non si danno delle regole loro, e poi comunque la moda da sempre. Che regole? Che vuol dire quando parli di regole? No, che magari devono sfilare le modelle che abbiano almeno, non so cos'è, qual è una taglia. Beh, diciamo che però quello della, ecco, la magrezza alle modelle è un tema, diciamo, una costante della moda. La moda da sempre vuole far parlare, quindi sicuramente quando hanno mandato in passerella ragazzo magro hanno detto facciamolo andare, che così si parla di noi. Invece abbraccia delle campagne, però il problema è che lo fa in maniera strumentale, perché le abbraccia, dopodiché le abbandona, perché nell'incipit del servizio tu dicevi appunto sono ritornate, ma secondo me, Alberto, non sono mai andate via. Voglio sentire Stefania Orlando, perché tu hai avuto un'esperienza, hai cominciato, no? Proprio ho fatto anche nella mia vita stilando. Quello, no, però è vero che lei spesso e volentieri stilando, Luca, anche adesso. Spesso e volentieri le modelle che non sono magari magre per costituzione, ma devono esserlo per entrare in quella taglia, fanno dei digiuni incredibili per poter indossare una 38, quando io credo che poi la donna, così come gli uomini, siano molto più belli in carne. Quindi mangiatevi un bel piatto di pasta e entrate in una 42-44, perché io credo che sinceramente le donne italiane siano molto 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 più avanti, che sanno discernere tra quello che è la moda e le donne. La vita delle modelle è incredibile, incredibile, sì. Perché vabbè, non mangiano nulla, poverine, ragazze che svengono dietro le quinte. Però Stefania, insisto, perché io ho una figlia di 8 anni che veste 10 anni. Ti assicuro che entrare oggi in un negozio d'abbigliamento per bambine è difficilissimo, perché i loro canoni, i modelli di riferimento della moda sono delle sorte di lolite magrissime, certo. E chi non lo è esce da quei negozi davvero mortificato. Parliamoci chiaro, non è l'unico problema ovviamente per chi soffre di disturbi alimentari. Però certamente quando Francesca Barba parla di modelli, essere, i modelli per una ragazzina sono importanti, ma a fare discutere non sono soltanto le ultramagre, ma è anche la top delle top, Naomi Campbell, tornata in passerella dopo questa gravidanza avvolta dal mistero,
Però molti hanno detto oramai non ha più il fisico per essere... No, ma peggio vai, Alberto, hanno detto, peggio, oggi ho letto proprio questo articolo, che lei non, il suo modello di bellezza è, non è veritiero e quindi non è positivo, ovvero è troppo bella per avere quell'età, come se persino la bellezza fosse un pregiudizio adesso. Vero, oggi le donne a 50 anni non sono le donne di 50 anni di una volta, oggi le donne a 50 anni si tengono in forma, hanno dei fisici importanti. Allora belli. Luca Bianchini punta il dito contro le influencer, perché le influencer, che ricordiamo sono proprio, diventano dei modelli, adesso sì che è il caso di dirlo, rispetto alle ragazzine che si alimentano su Instagram e me, perché comunque spesso danno dei modelli non vicini alla realtà, quindi se, cioè, è un problema più ampio, no? Nel senso diamo dei modelli di bellezza che non esistono, ma noi per primi con i filtri, con le luci, con i ritocchi, quindi di colpo tutti lisci, senza rughe, è ovvio che quella non è la realtà. Se imparassimo tutti a mostrarci in un modo un po' più naturale, sicuramente ci rilasseremmo e si rilasserebbero anche le ragazzine che guardano modelli spesso inarrivabili e che tendono anche a modificarsi pur avendo un'età giovanissima e potrebbero non farlo. L'abbiamo visto proprio allora, in questi giorni, cioè bocche ritoccate a 20 anni che sembrano dei canotti, questo dispiace proprio. A proposito di modelli femminili, dobbiamo dire che proprio in questo momento alla Royal Albert Hall di Londra c'è la prima del nuovo 007 No Time to Die, l'ultimo con Daniel Craig, ma c'è anche una novità importante che riguarda il ruolo della donna in questa serie e in quella che verrà. Daria Gallarino. Lo 007 più famoso nella storia del cinema è una donna, e di colore, la Shana Lynch. Si intitola No Time to Die, l'ultimo capitolo della saga. Daniel Craig, alias James Bond, ormai stanco di intrighi e sparatorie, nella pellicola si ritira in Giamaica, lasciando il testimone alla nuova spia Nomi, interpretata dalla Lynch. A Hollywood, dopo lo scandalo Weinstein e il movimento Me Too, qualcosa è veramente cambiato. E lo conferma l'assegnazione di questo ruolo, da sempre delegato a uomini eterosessuali, ad un'attrice che questa volta non indossa i soliti panni dell'amante, dell'aspirante fidanzata o della nemica del celebre agente di Sua Maestà. È lei ad indossare l'iconico smoking, ereditandolo da Sean Connery, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan. Fino ad oggi le Bond Girl hanno avuto un ruolo chiave nell'epopea dello 007, ma sempre secondario. Ursula Andress, Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta, Eva Green, Grace Jones, tutte simbolo di fascino e sensualità. Tutte hanno incarnato lo spirito dei tempi. Se all'inizio si innamoravano perdutamente, spesso morivano prima della fine del film, oggi la nuova Bond Girl è destinata a non essere solo un personaggio di passaggio, ma a dimostrare che anche una donna è in grado di superare una missione alla James Bond, per cui ci vuole arguzia, impegno, fatica e un bravo personal trainer. La Shana Lynch, londinese e di colore, per il cinema rappresenta quindi una doppia grande rivoluzione. Vabbè, però non è tuttora quello che luccica. Daniel Craig in intervista ha detto tanto 007 non potrà mai essere una donna, 007 uomo. A Daniel, e dai. No, però lui ha precisato in realtà, Anna, ascoltami, che in realtà mancano i ruoli importanti per le donne a prescindere, non solo Luca Bianchini, avvocato di Daniel Craig. Una donna non lo può fare. Però a questo tavolo c'è Francesca Barra. Abbiamo sempre missioni impossibili, non abbiamo bisogno. Tra poco parliamo della tua. Francesca, però tuo marito Claudio è stato uno dei protagonisti di Casino Royale, era un cattivo. Era un cattivo, però purtroppo è morto, così non può fare nessun altro. Lo stiamo vedendo. Salutiamolo, bello, salutiamolo. Guardalo. Un abbraccio a Claudio. Ma a proposito di Mission Impossible, la nostra Stefania Orlando questa settimana ha vestito i panni di Donatella Rettola, tale quale, guardate cosa è successo. Allora, progetto Stefania Orlando durante la pubblicità ci vediamo.